L'obiettivo primario resta quello dei limiti della competitività delle aziende italiane e della scarsa appetibilità del nostro paese per gli investitori esteri. Confcommercio analizza i provvedimenti del governo sui temi del lavoro e delle imprese e mentre da un lato apprezza gli interventi sull'IRAP, chiede a gran voce la semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese. Nella legge delega ci sono contenuti importanti che oggettivamente possono migliorare il mercato del lavoro, come semplificazione della burocrazia e facilitazione per nuove assunzioni, però bisogna aspettare i decreti legislativi, perché per esempio sarebbe deleterio che i nuovi decreti legislativi contenessero ulteriori limiti ai contratti flessibili e nuovi costi per le imprese. Possiamo dirla così, le premesse sono buone, per dare un giudizio complessivo bisogna aspettare l'intero svolgimento. Nel documento programmatico di Confcommercio si difende la flessibilità dei contratti perché i settori economici e le imprese non sono tutti uguali e avere maggiori opzioni per le assunzioni farebbe crescere le opportunità di impiego. Gli incentivi alle assunzioni previste dalla legge di stabilità, sempre secondo Confcommercio, non risolvono da solo una questione che va affrontata con un approccio strutturale che tende a ridurre quella forbice tra costo del lavoro e retribuzioni che ha ormai assunto una dimensione insostenibile.